certo seguito, e organizziamo per gli spettacoli, per tutti gli spettacoli, degli incontri con gli attori, eccetera, con i protagonisti della stagione. Sono molto seguiti, e quindi facciamo un dialogo che sembra nel vuoto, ma in realtà io c'ho un sacco di gente qua che scrive impazzita in live chat che ti vuole fare domande e vi vuole fare domande. Valeria, la prima domanda è proprio la più scontata del mondo, ma te la devo fare perché mi hanno chiesto in molti che ci scrivono di fartela. Questo passaggio prima teatro, poi cinema, poi ritorno al teatro, com'è stata? Un po' di confusione. No, confusione no. Ma diciamo che sì, io ho iniziato col teatro, nel senso che ho fatto la scuola dello Stabile di Torino. E mi vedevo come attrice di teatro, non pensavo minimamente al cinema. Diciamo che durante la scuola mi sono capitate delle cose al cinema, e quindi poi una volta diplomata, è stato un po' più naturale seguire quella strada lì. E, insomma, adesso tornare al teatro per me è veramente un'esperienza che mi sta arricchendo tantissimo, nel senso che adesso che ho riscoperto il teatro, ho scoperto veramente un modo di recitare nuovo, perché ovviamente a scuola ti avvicini alla recitazione teatrale, ma non è che è poi l'esperienza, il palcoscenico che ti dà l'idea di cosa voglia dire. Forse anche il rapporto col pubblico. Sì, assolutamente, il rapporto col pubblico. A scuola eravamo sempre molto protetti, quindi non avevamo mai avuto quella percezione vera del teatro, di cosa volesse dire. E devo dire che questa sensazione qui ce l'ho quest'anno con la tournée, perché l'anno scorso forse appunto erano anni, appunto dal 2003, che non facevo il mio primo spettacolo. E nel frattempo qua si è scatenato un inferno di tweet, come li vogliamo chiamare, eccetera, perché vogliono sapere perché Valeria non sei su Twitter, ma 100 persone lo chiedono questo. Allora viene da chiedervi questa cosa, a tutti quanti glielo chiedo, a tutti e tre, perché noi abbiamo, appunto, raccontavo prima a loro, Walter, che noi abbiamo da quest'anno aperto questa web tv che poi è collegata anche ai social network, eccetera, perché cerchiamo di fare... aprire il teatro il più possibile, no? Anche magari a chi non ci verrebbe, attraverso questo mezzo. Qual è il vostro rapporto con i social network? Beh, davvero lo chiedono insistentemente. Il mio rapporto è inesistente, non sono su Facebook, non sono su Twitter, non sono su nulla. Ho giusto la posta, la mail, basta. Ma perché non so che farmene? Nel senso che... forse Twitter in certi casi può essere interessante scambiare delle cose, delle notizie, però più che altro penso, non ci ho mai pensato, credo che non sia così interessante dire delle cose, non mi sono... È diventato una specie di veicolo di comunicazione sostanzialmente. Beh sì, oddio, quando è fatto in questo modo può essere anche appunto... uno scambio proprio di idee, di notizie, però io conosco, la maggior parte delle persone che conosco scrivono buongiorno, ciao amici, cosa fate, ecco. Non c'è dubbio, su questo sono d'accordo con te assolutamente.